Il Ministero della Salute, nell'ultima circolare emanata in merito alla gestione della pandemia, ha stabilito che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie rimane obbligatorio per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. Misure prorogate fino al 30 aprile 2023 ed estese anche ad ambulatori e studi medici. Contestualmente, la legge 199 del 30 dicembre ha abrogato con l'articolo 7 ter le disposizioni che consentivano l'accesso ai visitatori solo se muniti di Green Pass. Ad oggi però non tutte le RSA hanno modificato le vecchie regole. Ci sono purtroppo, ho sentito, casi in cui gli stessi dirigenti non sono al corrente di questo tipo di ordinanza e quindi provvedono ancora a chiedere il Green Pass per gli ingressi nella struttura, considerando che fino al 30 aprile ci sarà l'obbligo semplicemente della mascherina e che i familiari possano entrare senza Green Pass e senza alcun tipo di tampone. Dai familiari anche la richiesta di aumentare gli orari di visita, ancora ridotti in diverse strutture, tornando alle abitudini pre-Covid. C'è poca informazione e soprattutto poca uniformità. Le strutture agiscono un po' ognuno a modo proprio. C'è chi apre la struttura dal mattino alla sera, c'è chi impone orari un'ora al giorno. Sarebbe buona cosa se decidessero di agire in maniera piuttosto uniforme anche per non creare ulteriore confusione da parte dei familiari, i quali non sanno mai come comportarsi